Ciao ragazzi e ragazze, sempre qui in compagnia del vostro Diablotex e qui con un altro gameplay sull'attacco dei giganti. Allora, prima di passare all'inizio di questo gameplay, devo salutare degli iscritti al mio canale che mi hanno chiesto giustamente, che vogliono essere salutati e quindi giustamente bisogna farlo, ragazzi. Allora, inizio con il salutare Mauri Gurrieri il Topino, poi Annalisa Cosine Ricamose, spero di averla nominata bene, poi c'è Zibitz, Tepic Gamer, Diego Storm, Davide Boscarato che mi segue dappertutto oramai e Sasuke Francesco. Quindi detto questo possiamo partire con il gameplay dell'attacco dei giganti e poi magari li risaluterò anche a fine gameplay perché è giusto. Vediamo un po' qui cosa bisogna fare ora che si parte per un'altra fantastica missione, speriamo non sia molto assurda da fare, ecco. Perfetto, parliamo con tutti, oramai si è capito che bisogna parlare con tutti. I discorsi sono abbastanza lunghetti qui da fare, ma ragazzi, insomma, bisogna farlo. Vai, parlo con tutti, ragazzi, nessuno escluso. Perfetto, andiamo anche qui. Ok, manca ancora qualcuno. Credo di sì, Credo, infatti. Sarebbe stato troppo bello. Ok, andiamo di qua. Perfetto, e ora possiamo dare l'avvio alla missione, però vediamo se posso potenziare magari il mio equipaggiamento, anche se magari vendono anche qualcosa. No, per il momento no, quindi vediamo un po' di vedere se posso modificare ancora un po' di più. Vediamo un po', ok, magari no. Mi manca del materiale lì, quindi passiamo un po'. No, no, se non appare, no, non posso far nulla, ragazzi, quindi dobbiamo andare e basta. Me ne vado molto desolato. Vai, iniziamo con la battaglia, vediamo un po' cosa ci aspetta ora. Perfetto, 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 ragazzi, vediamo un po'. Aia. Ok, iniziamo questo gameplay perché questo gioco inizia a piacermi veramente. Allora ragazzi, io vi dico che vi farò solo la modalità attack mode, quindi sarebbe la storia principale, ecco. Le missioni secondarie non le farò, ragazzi, perché vorrei usarle per potenziare un po' i miei personaggi, insomma, ecco qua. Ecco, posso usare lui magari? Sarebbe figo, sarebbe figo. Ulala ragazzi, ora ci divertiamo. Ora ci divertiamo alla grande. Ai ai ai. Faccio bordello. Voilà, trofeo sbloccato, ragazzi. Ora mi piace. Ora mi piace veramente la follia qui, Allora, ora mi dai comandi, quindi vabbè. Poi me la vedo io qui per i comandi, ragazzi, Andiamo. Venite qui, giganti della malora, che ora ci divertiamo come dico io. Fantastico, ragazzi. Ulala, trofeo d'argento, addirittura. Ok, cosa devo fare ora qui? Ano kyojin ni tsuzuku koko made shitteru.
fantastico. Guardate che bello qui, ragazzi, guardate che bello. Distruggo tutto, ragazzi, non lascio nulla al caso, Perfetto, perfetto. Ok, ora posso fare la super, diciamo, vediamo, Vabbè, fantastico, fantastico. E beh, qui me la rido, ragazzi, qui me la rido su questo gameplay, Su questo gameplay veramente che me la rido, sì. Non ce la fate a battere Brado, non ce la fate, no. Non potete farcela, no, mi dispiace. Mi dispiace per voi, ma... Da che parte andiamo, ragazzi? Io voglio asfaltarli tutti, vi dico la verità. Vi dico la verità di come stanno le cose, quindi... Ullala, fantastico, fantastico. Che gameplay, no, aspetta. Già arriva questo. Già è arrivato lui, ragazzi. È arrivato già lui, va bene. Va bene. Andiamo di qua, andiamo di qua. Ho raccolto un po' di materiale, perché prima ho asfaltato i giganti, quindi... R1, R1 e L1, non so cosa, a cosa serva, però lo facciamo senza problemi. Missione conclusa, che dite? Già conclusa la missione, non... spero di no. あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなことを。例えば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？ エレンがあの時巨人に飲み込まれた。一体何が。これをエレンがやったってことか。
ragazzi, è stato un gameplay abbastanza bello, dai, devo dire abbastanza bello. Lì si va al livello 14. Ok, vediamo un po' che medaglie, se ho preso qualcosa di buono, qualche materiale di qualità, diciamo, ecco. Ah, nuovo costume sbloccato, ok, va bene. Nuovi oggetti da usare nelle battaglie, da come ho ben capito. Vabbè, poi vedremo più avanti, insomma. Ecco, voi leggetevi qui la pagina, no? Che a voi vi interessa leggere queste cose, no? E dovete leggere, giustamente, ragazzi. Io gioco e voi leggete. Facciamo una cosa per uno, diciamo. Senza problemi, senza problemi. Vediamo un po'.俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く、意識は正常なの。 アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだ、みんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。 質問の意味が分かりません。白を着る気か、化け物め。大勢の者が見たんだ。お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間だ。そうか、仕方ないことだ。 私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。 なんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは。わからん。いたが、こんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。 もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし、私が従う必要もない。
Mateo Mikasa. Kangai wa mou hitotsu aru. Armin ga moshi koko de chūtō heidan o settoku dekiru to iu nara, ore wa sore o shinjite shitagau. Eren, doushite boku ni sonna ketsudan o takusu no? Omae tte yabai toki hodo dono koudou ga seikai ka ateraleru daro. Sore ni tayoritai to omotta kara da. Itsu sonna koto ga? Iroiro atta daro. 5 年前なんか、お前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら、私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、はしてまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力、抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン！ミカサ！私はトーリー！人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士！その信念に従った末に命が果てるのなら本望！彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わされば、この町の奪還も不可能ではありません！人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に、彼の戦術価値を解きます！予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令！お前には、あの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。Perfetto ragazzi, allora io direi che il gameplay si può chiudere qui, perché comunque abbiamo fatto un bel gameplay. Vi faccio anche salutare, vedete qui ho fatto anche il saluto come si deve. A questo punto ragazzi e ragazze, prima di chiudere il gameplay rifaccio un saluto agli iscritti che ho salutato ad inizio gameplay, sperando che rimarranno contenti e soddisfatti. Quindi a questo punto risaluto Mauri Gurrieri il Topino, Annalisa Cosine Ricamose, Zibiz, Epic Gamer, Diego Storm, giustamente, poi Davide Boscarato, ciao Davide, e poi Sasuke Francesco. Allora, il gameplay si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Comunque, andremo avanti per tutta la modalità Attack Mode, che poi sarebbe la modalità principale della storia. E niente ragazzi, un saluto a tutti al vostro Diablotex, appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao! Yeah.